Negli episodi precedenti, Bear costruito delle mura, che però non sono servite a nulla. Ma in questo episodio riuscirà a far qualcosa. Scopritelo nel nuovo episodio della Eder 2! Salve a tutti, sono Barry, eccoci qui in un nuovo episodio della Eder. E come moltissimi mi hanno suggerito, e sì, non avevo visto bene nel topic, ho aggiunto la... se si apre la chest, not enough items, okay. Però, per qualche strano motivo elementare, se premo E non c'è, ma si vede solo dalle chest. Quindi è come se fosse un libro racchiuso in questa cesta. Allora, possiamo vedere un bel po' di cose qui, aspettate. Ecco qua, che sono... Un secondino. Aspettate, giusto, un attimo. Via tutto là dentro, via tutto là dentro. Tu vieni con me. E dov'è il piccone migliore? Ecco qua. La volete smettere di rompere le balle? Grazie! Crebio! Smettetela un po' di rompere le balle! Comunque, oltre a questi bellissimi cosi che rompono le balle, abbiamo quindi la griglia di crafting di tutta la roba che si trova qui dentro. E ho notato che le gravitite è stata cambiata la texture. Infatti adesso è molto più carino, almeno sembra. E poi è stato cambiato l'altar. Adesso si fa una cosa così e lo craftiamo. Allora, roccia, vieni a me. Vieni anche tu a me. E se riusciamo, lo craftiamo. Allora, prendiamo una zanite al centro. E della Holisone. Bam! Altar! Questo bellissimo Elter, che non possiamo posizionare da nessuna bella parte, lo mettiamo qua. Che ficata! Che carino! Allora, con questo altar, in qualche modo, tipo forse così, tramite questo altar dovrei poter rinchartare le cose. Bim! Bear del futuro è qui per augurarvi un buon dì! Come dopo solo 3 minuti già c'è Bear del futuro? Sì, lo so, ma Bear del passato doveva andare in giro per una missione e solo grazie ai suoi poteri magici della Belzebonia poteva salvare il mondo e l'ha salvato! Un applauso a Bear del passato! Ma adesso ci sono io, Bear del futuro, molto più bello, molto più abile, molto più forte! E andiamo in giro. Allora, non so per quale motivo questo altar non funziona. Non vuole funzionare, però va bene. Non funziona e quindi andiamo in giro con la lag. Che bello. E allora voglio fare. Voglio fare questa robaccia, ovvero il Golden Show Dart Shooter. Shooter Dart. Allora, quindi tu vieni con me. No, tu vieni qui con me. Ho sbagliato. Vieni anche tu. E andiamo in giro. Andiamo in giro. Allora, comunque tramite l'altra si dovrebbero poter fare tante cose carine. Ma wey, buongiorno signor Claude. Che ne dice di crepare in modo, come possiamo dire, sofferente, malvagio forse? Perché no? Allora, mi serve Bunny. Bunny! Aspetta, aspetta, signor Claude. Signor Claude. Bunny! 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 Aspetta tu, aspetta, aspetta. Vaffanbrogio. Allora, mi serve Bunny. Mi serve Bunny. Oh, monetine! Mi serve Bunny. Perché non si ricarica la vita? Ok. Allora, Bunny. Oh, lì ci sono. Uè, che Cristo. Ok. Allora, mi è sembrato di vedere Bunny. Bunny, sei tu? Aspettate. Bunny, sei tu? Bunny. Oh no, niente Bunny. Allora, vieni qua. Vieni qua. Non fare il bambino. Vieni qua, fanculo.
Allora, devo trovare Bunny e per fortuna comunque sono riuscito a prendere due cesti cespugli di blueberry e sono qui a mandare vita e far ricrescere più volte. Così forse un giorno non morirò di fame ogni 2 secondi. Allora, Bunny. Oh, ciao signor kangaroo! Ha visto Bunny? No, Bunny! Pufferbacco, eccoti là! Bunny! Bunny! Sali sulla mia testa. Brava Bunny. Allora, dato che adesso Bunny è con noi, possiamo. Ok, rumori del cavolo. Possiamo ciupettare quest'albero tra le grazie divine. E però non ottengo nulla. Ok, non so cosa diavolo sia successo. Ma adesso no. Cioè, che c'è? Questo coso non va bene. Cioè, non lo so. Ok, questo qua me lo rompe. Ma quello no. Che cosa strambe. A quanto pare per minare quello c'è bisogno di quello di Zanite. Boh. Probabilmente molti di voi quando mi hanno visto andare con l'ascia di pietra vicino all'albero con le cose dorate ha urlato: "No, Bear, non lo fare!" Però io non lo sapevo. Ok, basta romperne. Allora, Bunny. Vieni qui, Bunny. Non fare la cattiva compagnia di questi baldracconi. No. Bunny, Bunny. Muori un attimo. Bunny! Vieni qua! Bunny! Perché non mi sento? Mi deve fare questi Bunny. Non la passerai liscia, Bunny. Vieni qua. Dov'è? Bunny. Oh, Cristo. Ok. Sono qui su, sono qui su. Nulla di male, nulla di male, nulla di male. Bunny. Bunny. Dov'è Bunny? Quando lo finirò di prendermi in giro? Bunny. Bunny, quando fai così fai arrabbiare la mia persona. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua, Cristo! Oh! Bunny! Mannaggia la miseria! Fai qualcosa di intelligente ogni tanto. Allora, tu. Vieni qua. Vieni qua e affronta il tuo destino. Dove sei? Vieni qua e affronta il tuo destino. Vieni qua. Vieni qua. Vai, affronta il tuo destino. Ma questi Cloud con questo nuovo update sono dei fifoni. Non vogliono affrontare il loro destino. Allora, devo andare a prendere quell'albero di arance lì. E tu sei sulla mia strada. La cosa non è carina. Vabbè, ti lascerò stare per quest'oggi. Sei stato un bravo ragazzo. Allora, grazie a questo bellissimo passaggio segreto, posso passare in quest'isola senza tipo crepare. Allora, tu non piaci a nessuno. No, perfetto, sei morto. E ullala, eccoti qui, mio bellissimo alberello. Vieni con me. Ok, l'alberello è mio. E tu cosa volevi fare? Cosa volevi fare? Cosa volevi fare? Niente, perfetto. Allora, ho visto degli shard. Ok, vieni con me. Ok, ho 3 arance. Perfetto, però non ho nessuna pianta. Dannazione. Allora, devo trovare altre piante di blueberry e usufruire. Ah, ecco qua. Usufruire di queste piantine per il cibo, mi sa. Perché non ho avuto nessuna blueberry? Perché non ho avuto nessuna blueberry? C'è il tuo zampino, vero? C'è il tuo zampino? O forse semplicemente non la devo prendere con la spada a mani nude. Ciao, signor Pecora. Ma dove mannaggia la miseria? Eccolo qua, un altro. Proviamo. No. Niente. Perché? Wow! Ma che cosa diavolo? Ok, questo episodio. Oh, salve ennesime. Venite con me oggi. Perfetto, vieni, vieni. Ok, sono riuscito anche a prendere questo coso. Quindi non le si deve rompere alla base. Se le si rompe alla base, non le si ottiene.
Volevo dire la pianta, ovviamente. Se si rompe la pianta alla base. Oh là là, e tu cosa ci fai qui? La pianta va distrutta. Vieni qua. Vieni qua. Non cadrò giù come l'idiota. Non preoccuparti. Vieni qua. Vieni qua. Le ultime parole famose. No, ok, se non sono caduto. Probabilmente potevano essere una delle ultime parole famose di Bear. Non cadrò in quel buco. Sì, invece ci cadrai, Bear. Ma va bene. Allora. Vediamo un po'. Sì, sono d'accordo con te. Però devo trovare qualche altro luogo. Oh, c'è la canzoncina. Che bella canzoncina. No, ci voglio provare di nuovo. Ok, lo so che non devo farlo. Oh, dannazione. Però devo trovare della zunite. Wow, che cazzo. Perché stavo camminando? No, la notte. No, la notte non è nulla di buono. No, la notte non è nulla di buono. Però Bunny, come ti piace la notte? La notte non è nulla di buono, Bunny. Allora, intanto devo trovare della zanite. Eccola! Zanite! Zanite! Claude, io non ti piaccio e tu non piaci a me. Ma non puoi rompermi le balle ogni 2 nanosecondi, però dai, su via. Almeno un secondo di gioia per dire ho trovato della zanite, no, eh? Allora, non è che c'è della zanite anche qui. No, niente zanite. Ma c'è il Bright? No, ovviamente. Ecco qua, adesso si vede meglio. Zanite! Aspetta, sto arrivando da te. Probabilmente questa è la mossa più stupida. Lag. Che possa mai fare. Bunny! Bunny, Bunny. Ok, adesso c'è un problema. Per poter arrivare là devo fare lo shift click. Però se faccio lo shift click, Bunny cade. E dato che si sta facendo notte, i Moa stanno incominciando a suonare. Penso che la cosa la prenderò domani. Bunny, torniamo a casa. Sì, torniamo proprio a casa. Dov'è la terra? Eccola qua. Sì, sono d'accordo con te. Perché cadi? Bunny, no. Saliamo, Bunny, Bunny, saliamo. Piano, piano. Piano, piano, Bunny. Perfetto. È cresciuta altra robaccia qui. Oh, questa me la dà. Quell'altra no. Allora, devo mettere una piantina qui. E una piantina lag. Grazie alla lag lì. Volevo metterla lì, ma la lag ha detto di no. Poi metterò un cespuglio. Non lo so. Uno qui e uno qui. Perfetto. Adesso Holystone. Puff. Perfetto. Sono al sicuro adesso. Però per sicurezza. Ok. Bunny. Bunny. Oggi Bunny ha voglia proprio di fare la stupida. Intanto questo altone non vuole funzionare. Ma perché? Tieni, te la devo buttare sopra. Riproviamoci. Bam. Alla cabula. Grazie ai poteri conferitimi dal grande Jackman, ti incanto, balabula, balabula. No. Wow! Che cazzo? Ah, ecco come si usa! Ecco come cavolo si usa! Bisogna mettere gli shard così... E poi l'oggetto che si vuole incartare. E mica lo dicono! Che figata! Oddio! È una figata! No! No! Posso incartare pure l'arancia? No, non si può incartare l'arancia. No, però è una figata. Che altro si può incertare? Allora, che altro ci può incertare? Questo. Questo, se non sbaglio, si fa così. La sabbia. Pure anche il freezer. No, il freezer come si fa? Allora, ice stone. Vabbè. E questo cos'è? Hanno cambiato la texture anche allo zanite block. Non lo sapevo. Questa roba si può rifare dallo zanite, sì. Adesso proviamo a fare lo zanite block. Voglio vedere com'è. Vieni a me, zanite. Vieni a me.
Che carino! Sembra molto carino, proviamolo. Ah! È insolito, ma carino. Questi carinuccioli là fuori non vogliono farmi fare nulla. Comunque penso che adesso ti riporto allo stato di gemma e facciamo una bella spada. Sì, lo so, forse dovrei fare prima l'armatura, dato che non ho un'armatura. Però non voglio fare una spada e farla rompere in continuazione. Comunque, adesso finalmente potrò mangiare sano. Ovvero, non resterò più senza fame. Oh, finalmente. Trovo che questa cosa sia deliziosa. Adesso penso che mi farò anche un piccone di zanito. Forse continuerò a farmi lì di roccia, non lo so. Anzi, voglio fare una cavolo di ascia di zanite, perché voglio vedere se con l'ascia si può togliere. Però questi tizi che fanno in sottofondo non sono per niente simpatici. No, neanche un po'. Un secondo, mi occupo subito della rossa dire. Allora, carini, allora, dato che siete imprigionati, vi ammazzo con la spada di legno, perché tanto non potete fare nulla. Quindi, wow, no, 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 non sparare frecce. Vieni qua, vieni qua. Ciao Zeprin. Aspetta. Wow. Ok, adesso ne ammazzo uno. Vieni qua, bellezza. Vieni qua. Ok, se ne è volato su. Vieni qua, su. Hai paura per caso? Wow, Cristo. Non mi rompere gli alberelli, che ti faccio un culo così, capito? Ah, ah, uè, uè. No, 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 no. Ci tengo il mio pavimento, grazie. Il mio pavimento è molto carino, non vorrei che si distruggesse. Ah, oh, no, si è fatto lo bug della slowness infinita. Wow, 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 wow. Allora, cosettini, grazie alla mia spada di legno farò il culo a tutti voi. No problema. Dai. Basta che il tizio lì fuori non mi mandi fulmini e saette. Per il resto tutto bene. Oh, Chris! Però va bene. Oh, quindi sì, dovevo usare questa cosa qua. E se non sono cambiate dalla versione precedente, dovrebbero anche poter droppare delle mele d'oro. Non lo so se funziona ancora così. Lo spero vivamente. E proprio per questo motivo adesso qua ci facciamo un come cavolo si chiama, estendiamo un po' la terra, così se cade qualche mela d'oro non cade giù. Allora, c'è qualche carino uno? No, ok, non c'è nessun esserino carino che vuole uccidermi. Quindi mettiamo qui la terra. Che poi il mio spawn point è uno dei più belli. Sono su una isola minuscola in mezzo al nulla. E per arrivare alle altre isole devo fare chilometri e chilometri. Cioè, guardate. Un dungeon! Oh! Devo andare in quel dungeon. Però prima di andare in quel dungeon vorrei farmi almeno l'armatura di zanite. Almeno. Se posso... Vabbè, quella di gravitite no. Perché se non sbaglio l'hanno reso un po' più difficile trovare la gravitite qui. Perché effettivamente nell'altra versione era un po' troppo facile. Però va bene. Allora, adesso ci facciamo il lacerbottana. Così abbiamo un'arma a distanza. Finalmente. Adesso per fare i cosettini volanti, se non sbaglio, si fanno così. Sì, grandi. Ho solo 8 dart. Ah, ok, perché non avevo abbastanza legnetti. Ok, 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 ok. Altrimenti mi sarei spaventato davvero tanto. Ma tanto, tanto. Allora, facciamo tantissimi cosettini. E vabbè, adesso credo che finirò le piume per questo. Ok, almeno 21. Perfetto, adesso ho la cerbottana e posso difendermi un po' meglio. Ah, aiuto. Allora, tu muori, tu muori, tu muori. Allora, perfetto. Posiamo un po' di roba e andiamo a prendere la zanite.
Golden Apple! Sì, ricordavo bene. Cioè, sì, non hanno cambiato il fatto che dall'albero d'oro possono cadere delle Golden Apple. E la co... Che è stato? E la cosa... Oh, lì c'è un blocco di... Wop! Cribbio! Cribbio, cribbio! Cribbio, cribbio! Cribbio, 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 cribbio. Allora, le berries le mettiamo, le abbiamo messe qui dentro, ci portiamo dietro qualche arancia. Mangia, mia, 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 mia. Buona. E poi posiamo degli shard, questa robaccia. Posiamo un po' di cose perché ho paura di cadere. La Golden Apple invece vorrei portarla. Ok, andiamo a prendere quella zanite. Andiamo, andiamo, andiamo. No. Rompiti. Perfetto. Non so se ha la durabilità questo coso. Spero di no. Però, non ho idea. Magari è come l'arco all'inizio che non aveva durabilità. Ah, vieni qua. Vieni qua. Oh, no, no. Vieni qua. Oppla. Perfetto. Allora, queste monetine mi è stato detto nei commenti che si utilizzeranno con un NPC. Ho anche visto l'NPC, ma non sapevo che avesse quella funzione. Pensavo fosse un NPC figo e basta. Comunque, è una specie di orso, se non erro, e poi ci sarà anche tipo un angelo, eccetera. Comunque, sarà davvero stupenda una volta finita, però per adesso siamo ancora all'alfa. Purtroppo, super buggata alfa. Però va bene, non fa niente, come ho... Oh. Allora, questo è materiale rosa qua, è il materiale più forte del gioco, per chi non conoscesse la Aether. E i fulmini stanno arrivando da tutte le parti. Che cosa bella. Comunque, sì, sono molto contento di aver trovato la gravitite perché appena avrò un piccone di zanite, verrò a prenderla. Intanto ci sono fulmini ovunque, non penso che siano già spawnati i tizi. No. Il cielo è buio, però non vedo nessun Moa. No, quindi non si dovrebbero essere spawnati ancora i tizi. Però che cazzo? Perché fanno fulmini e saette? Ma vabbè. Allora, intanto con la velocità di un felino arrabbiato ci dirigiamo verso la robaccia qui. Ok. Vieni, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Ok, posso? Sì, grazie. Non capisco perché ci sono tutti questi tuoni. Zanite a me. Zanite a me. Perfetto. Ma vabbè. Allora, non voglio far cadere neanche un po' di zanite. Zanite a me. Zanite a me. Anche questa zanite a me. Perfetto, tanta zanite per me. Allora, intanto vorrei... Oh, Cristo, meno male che non ho saltato. Non bisogna mai saltare qui nella header. Mai, sempre il shift click e camminare piano piano. Intanto Bonnie chissà dove si è andato a cacciare. Allora, lì c'è un Claude cattivo. Ah, ok, ne li sparo di... Ok, ho sprecato parecchi dart. E via verso la casupola! La casupola stupenda! Allora, ho sprecato una marea di dart perché pensavo che si utilizzassero come l'arco, tenendo caricato, e invece no. Ah, povero piccolo inesperto, beh, riuscirà mai a sopravvivere in questa land ostile? Scopritelo nel prossimo episodio della Eder 2! Linea più lunga di là, magari c'è qualcosa da mangiare, ma non credo, e anche se ci fosse qualcosa da mangiare non credo che sopravviverei ugualmente. Oh, lì c'è qualcosa da mangiare. Interessa. Oh, ok. Grazie per l'aiuto, Claude! Ma avete sbagliato mira! Se volevate aiutarmi ad andare lì!